bocca mia, fatti che no, la pancia mia, fatti che fanno. Ciao a tutte! Aspetta, però dimmi che dici anche ciao a tutte. Ciao a tutti! Ciao! Ciao patatini e patatine! Ciao patatini e patatine, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi sono qui con la mia mamma. Ciao. Era da un po' che non ve lo portavo sul canale, quindi oggi abbiamo deciso di filmare questo video speciale con lei. E che cosa facciamo, mamma? Vediamo se hai capito. Oggi ci riempiamo la pancia. Esatto, facciamo il video degli assaggi su queste cose qui, tranne questa che non è una roba che abbiamo comprato su quello stesso sito che abbiamo comprato le altre. Io e Andrea siamo andati sul sito My American Market e abbiamo fatto praticamente razzia di tutto ciò che c'erano. Vabbè, non ho preso tantissima roba, ho preso le cose che più volevo assaggiare da tempo, che vedevo nei video delle americane. E tra cui questo qui che è il burro d'arachidi con la marmellata d'uva, questo qui che è una specie di crema di marshmallow, questo che vi ho detto non c'entra niente ma l'ho messo perché poi farà un combo speciale con la crema di marshmallow e sarà top, e poi le caramelline nerd strafamose e poi le razzles che sono le famosissime caramelle che diventano gomme da masticare. Festa per le carie praticamente. Proviamo, assaggiamo. Allora, per prima cosa direi mamma di partire con questa che è la Goober Grape, appunto della Smuckers, che è il burro d'arachidi con la crema d'uva. Sì, la crema d'uva, wow, la prima con la marmellata d'uva. Okay. Ah, c'è l'onore. A me l'onore. Bellina, eh? Mi dispiace però. Vero? Sì, sì. Io direi di fare un assaggino con il cucchiaino. Pensavo da mettere su qualcosa. E poi la mettiamo sul pane dopo. Okay. Vabbè, facciamo tipo un piccolo assaggino. Io prendo un po' e un po'. Ah, bella dura, eh? Sì. Consistenza molto dura. Oh, io che amo le cose dolci e salate allo stesso tempo. Che buone. Contrasto, che roba cicciottosa. Buona. Questa sei tu e questa sono io. No, io sono questa, io sono Viola. Ah, vabbè. Vabbè. Perché no. E poi sono più chiatta, vedi? Tu sei più magra di me. Ok, vabbè, però l'hai detto tu, non l'ho detto io. No, io mi sembra che sono ingrassata, quindi. Non è male, buono. Anche se poi si sente sempre di più le noccioline. Sì, però è buono. La cosa figa di questo, la cosa figa cioè che mi fa piangere, è che qui dice le calorie, che sono 240 calorie per 3 cucchiaini. No, passerò di qua tutte le mattine. Devo ingrassare. Certo. Prendere questo. Passerò di qua tutte le mattine. Io una vita che voglio ingrassare non riesco. Metabolismo sbagliato. Non potevi darla mai tu, no? Adesso assaggiamo Marshmallow Fluff, che è super famoso anche questo, sia la crema di marshmallow. Qua dice che possiamo anche provarla con un delizioso sandwich con la crema di marshmallow e del burro d'arachidi. Infatti dopo faremo un bel combo perfetto. Super ciccione. Wow, no vabbè, sta esplodendo. Wow, ma va come è fatta dentro. Anche dammi. Assaggia quella. Ok, super appiccicosa. Io infatti avevo il terrore che fosse dura. Invece no, è proprio cremosa. Cinci. Oh mio Dio. Oh questo mio. Questo è buonissimo. È presente tipo il latte concentrato? Non so se avete mai assaggiato latte condensato. Condensato. Una bontà. Un cucchiaino tira alto. Allora, sa di marshmallow tantissimo, ovviamente. Però questa cosa che... Però la consistenza pannosa, cioè rimane in bocca tipo la panna... No, non la panna, avete presente la dolce neve? È vero? Esatto, sì. La dolce neve, praticamente è la stessa cosa della dolce neve, proprio concentrata. Ce l'ho. Ah, ce l'ho là! Pane angeli. Ce l'ho là. Buonissima. È molto molto buono, super super leggero, come vedete ci potete giocare. Passerei alle Wonka, che sono le Nerds, le Rainbow Nerds, che sono le famosissime caramelline della marca Wonka, ossia la marca, sì, della Nestlé, però la marca che ha preso il nome da Willy Wonka, hanno fatto proprio una linea di Wonka con tutte queste cose dolciose. E per aprirle, ok. Wow, sembrano tipo coriandoli. Sono tutti colorati. Piccoli. Quante? Oh, un ecco tutto. Crunchy. Sono un po' frizzine. Cioè, non è che sono frizzine. C'è il limone e poi subito dopo il dolce.
Buone. Però la pecca di ste caramelle è che sono talmente piccole che te ne mangi un sacco. E quindi le finisci subito. Anche perché all'inizio magari non si sciolgono. No, non fai andare i denti, ma poi è talmente sono buone che ti viene voglia di masticarle. Sì, c'è troppo limone. Buono. Poi ci sono queste che sono al gusto fragola, perché queste qua infatti sono tutte mixate, quindi gusti che poi sono tutte di limone e zucchero. Identiche. Momento Razzles! Io queste le avevo scoperte in un film. No, non è che la... No, sai che sono pure sbagliate? Perché nel film 30 anni in un secondo c'è lei che praticamente vanno a comprare, vanno a fare... sono in giro la sera e gli dice a lui, ah ti ricordi le Razzle? E vanno a comprarle. Ma non erano queste. Quelle loro erano tipo un foglio, di un foglio rosso che io l'ho già visto in un altro video di assaggi, che praticamente te lo arrotoli al dito, è morbido e ti tiri poi il pezzettino di caramella gommosa che ti mangi ogni tanto. Questo no. O forse erano queste. Apriamo? È una cicca, quindi per quello l'ho tenuta per ultima. Oh, sono tipo dei dischetti. Tra le pastiglie del capitano. Vabbè, cinci. Ah, guarda, allora, la tua limone, arancia, poi c'è uva, ampone e mirtillo. È una cicca questa? Dicono, prima è una caramella e poi è una cicca. Infatti, va subito la cicca. No, una caramella. Oddio che strana. Si spezzetta e poi si riunisce. È dura. Fastidiosa. Però buona il sapore. La masticare è fastidiosa. No, sto pensando... Sembra cartone. È vero? E da masticare sembra cartone. Io non ho mai provato il cartone. Io però. Sì. Oddio, poi ti fa fare squish con i denti. Senti che ti fa... No, non mi piace. Ma non colorano, ma sono tarocche. Delusione queste. Dopo le cicche al cartone con il gusto finto. Ah, poi c'è scritto che non ci sono arachidi all'interno. Perché dovrebbero esserci degli arachidi all'interno di una cicca? Vabbè. E abbiamo constatato che il prodotto migliore tra tutti questi è ovviamente questo, che è il marshmallow fluff. Allora io faccio, guarda, guarda, metà e poi metà, poi chiudo, mo magno. E andiamo di marshmallow fluff, fluff, fluff. Mm, so sticky, so sticky. Allora, questo è fantasmino e questo è abbronzino. Fantasmino e abbronzino un giorno decisero di fidanzarsi, così si diedero il primo bacio e si fidanzarono. Poi vennero mangiati. No, poi si misero dentro sotto le coperte. Per le sfere del drago. Oh, I'm in love with marshmallow fluff. Il video è finito, spero che questo video assaggi vi sia piaciuto. A noi sì, tantissimo. E ci siamo divertite tantissimo, spero che anche voi abbia fatto tanto piacere e vi abbia fatto soprattutto piacere di vedere la mia mamma nei miei video. Quindi noi adesso vi salutiamo, vi mandiamo un grosso bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao patatini e patatini. Ciao.